Oggi terminiamo il progetto, termina il progetto Mobilitiamoci Oltre, e abbiamo sensibilizzato coinvolgendo le associazioni, la polizia locale, l'automobile club Paribat, abbiamo sensibilizzato circa 600 alunni, 300 della scuola primaria e 320 della secondaria di primo grado. Abbiamo cercato di piantare i semi dell'inclusione, i semi della solidarietà, perché crediamo che questo sia il terreno più fertile della nostra società. Siamo felici che le scuole abbiano accettato questa bella giornata di sfide, anzi queste più giornate di sfide, di sensibilizzazione, che hanno portato i ragazzi a essere loro i protagonisti di questa sensibilizzazione, prima creando, pensando, ragionando con le associazioni, ascoltando, ed oggi con questo flash mob andiamo in giro con loro come nostri eroi che ci permettono di vivere meglio la città, facendo multe morali a coloro che spesso questa città la maltrattano, mettendo in campo un po' di inciviltà, ossia parcheggiando sulle strisce, oppure occludendo i marciapiedi con i monopattini, lasciandoli qua e là e facendo altre azioni che non dovrebbero fare per far sì che questa città sia di tutti e non solo di qualcuno. Oggi concludiamo un percorso dedicato all'inclusione dei disabili nella nostra città, ma direi in tutta l'Italia, perché nei corsi ACI già si sensibilizza verso quelli che sono i segnali della strada dedicati ai disabili, che possano essere i loro parcheggi, che possano essere gli scivoli dedicati a loro, alla loro mobilità. Perché parliamo con i ragazzi? I ragazzi sono capaci di dirci cose che noi adulti non sempre focalizziamo, ovvero che l'inclusione parte da potersi muovere senza ostacoli. E quindi oggi concludiamo il nostro percorso rendendo i nostri studenti partecipanti a questo percorso dei piccoli vigili che daranno delle multe morali a tutti quelli che